Spina si attesta sul 60%, cosa ne pensa? Direi che un elogio va fatto all'elettorato di centrosinistra, che per la prima volta ha dato una dimostrazione di grande maturità, essendo in grado di superare gli steccati per un establishment che non era francamente votabile. La sua lista invece? Io spero che venga su con una performance di tutto valore, sia per la qualità dei candidati che nella stessa erano inclusi, ma soprattutto per l'impegno civico nella direzione del localismo che non guasta. Io ricordo quando negli anni 80 ero in Piemonte, venne su una lista da tutti sottovalutata che era Piemonte e Alabarda, che si affermava con grosso successo, e la stessa cosa accadeva in Veneto, nel nord-est, con Liga Veneta. Di lì nacque una storia che poi è giunta sino ai nostri giorni con una confederazione che ha preso il nome di Lega Nord. Probabilmente noi cominciamo a capire che attraverso il localismo enfatizziamo quello che è un valore del nostro bel paese e che sicuramente potrebbe diventare un valore aggiunto nell'ambito delle politiche europee di sviluppo. Clamoroso, Spina al 60%, dove ha sbagliato il PD? Ma sicuramente il PD, alla luce dei risultati ancora provvisori, però ormai certamente definitivi, si può rimproverare sicuramente di non aver sostenuto con una lista a questo punto forte quanto avremmo sperato, eravamo convinti lo fosse Franco Napoletano, il cui risultato è certamente lusinghiero rispetto a quello delle liste che lo hanno sostenuto, e ha dimostrato in questo frangente di saper andare oltre i limiti della coalizione. Il PD si rimprovera innanzitutto evidentemente di non aver confermato i suoi risultati, e chiaramente dovrà aprire una riflessione serena al suo interno per comprendere come riportare il centrosinistra in questa città a risultati che certamente nel passato non sono mai stati per il centrosinistra di ampio consenso, di enorme consenso, ma con le scorse regionali sicuramente lasciavano presagire la possibilità di cambiare la vicenda elettorale amministrativa di queste amministrative. Quindi rispetto a questo apriremo adesso una fase di riflessione.